tutto pronto, scenario il palla Bianchini di Latina per l'undicesima giornata del campionato provinciale del Serie D, quest'oggi Sporting Giovani Risorse, Real Terracina di Frone che arriva addirittura dalle parti di Tontini, Pardo, Merangoli, adesso ci prova Nambelte, il pallone in mezzo, c'è il gol, autorete da parte di Cacciotti, Zannella ha rimesso subito in avanti Di Giorgio, il tiro e la rete, il pareggio da parte di Di Giorgio. Micinilli, Pedrin, Corbi spara la porta, deve girarsi o dare un servizio migliore, Tabanelli ha la possibilità per colpire la rete, rete, vantaggio Sporting. Tontini, Tabanelli trova Corbi, lo continua a giocare, la finta con il corpo, vede Tabanelli e c'è il gol, 3-1 da parte dello Sporting, tutto a terra. Adesso Kaido, Zannella rabbiosamente colpisce il pallone, respinge Merangoli, Alessandro Zannella, Gianmarco Zannella, Di Giorgio prova a girarsi, finisce a terra e c'è il calcio di rigore, parte anche Di Giorgio, il tiro sotto l'incrocio e Pariselli ha cambiato pochissimo, il Real Terracina adesso ci prova la scarpata e c'è il gol. Cacciotti pesca Zannella, mette il pallone in mezzo, si gira Di Giorgio, rete, tempi lo Sporting, Tabanelli all'indietro, Pardo la possibilità per colpire, preferisce passare il pallone a Merangoli, ancora il pallone all'indietro, Pardo, Tabanelli, Pardo, Merangoli, non ci sono soluzioni, poche maglie si allargano, c'è il gol del pareggio, arriva il gol di Corbi, Pecchia, Zannella, esce Tabanelli, ancora si gira Di Giorgio e c'è il tiro libero, parte il fischio e parte anche Gaito, prende la rincorsa, il tiro e il gol di Gaito quasi allo scadere.